Remade in Barona propone per il quartiere Barona un servizio di riparazione che ha come punto focale la scuola di Lope de Vega, coinvolgendo gli anziani del quartiere per realizzare riparazioni a basso costo. Emanuela, 25enne della Barona, è molto nervosa perché ha rotto il suo ferro nuovo e non ha i soldi per ripararlo. Attilio, pensionato della zona, sta passeggiando. Mamma mia, tutti buttano e nessuno prova a riparare. Attilio trova una bacheca che propone un corso molto interessante. Attilio, elettricista da una vita, ottiene il certificato di riparatore esperto di Remade in Barona. Adesso è pronta ad aggiustare. Manuela, ancora nervosa per il ferro rotto, si dirige verso il solito supermercato. Curiosando, nota qualcosa di nuovo tra gli scaffali. Riparazioni a basso costo. Deve solo acquistare un ticket di Remade in Barona, che le servirà per pagare la riparazione. Per prenotare la riparazione, entra nel sito Remade in Barona. Cerca ferro da stiro tra una lista di oggetti. Scegli Attilio considerando tempi di consegna e vicinanza a casa. Infine invia un messaggio per prenotare la riparazione. Casa di Attilio, giovedì, ore 16. Attilio accoglie Emanuela a casa sua. Attilio ripara il ferro in un batter d'occhio. Emanuela è davvero contenta. Grazie mille! Ecco il ticket. Più tardi Attilio esce di casa e usa il ticket appena guadagnato per pagare la sua spesa. Come diventare parte dello staff di esperti riparatori. Attilio, incuriosito, entra nella scuola e compila il foglio di iscrizione raccontando la sua esperienza di elettricista professionista. Subito gli viene dato il piano per le settimane successive. Due lezioni teoriche per rinfrescare la memoria e aggiornarsi. Due prove pratiche con riparazioni di diversa complessità. Attilio riceve ben presto il certificato di riconoscimento e può procedere alla sua prima vera riparazione. Emanuela, seppur non esperta, può seguire un corso intensivo per diventare riparatrice esperta. Si iscrive e le consegnano il piano per le settimane successive. 5 lezioni teoriche per apprendere le basi, 5 prove pratiche di crescente complessità, con riparazioni guidate dai riparatori più esperti. Emanuela riceve così il certificato e con l'aiuto di Attilio può procedere con la sua prima vera riparazione. Come accedere e usare il servizio Remade in Barona? Emanuela dal sito di Remade in Barona può prenotare una riparazione a casa sua o dal riparatore. Per selezionarlo può considerare complessità di riparazione, orari, vicinanza a casa. Dal sito di Remade in Barona può anche vedere gli orari in cui vengono eseguite le riparazioni in Lope de Vega e presentarsi direttamente con la possibilità di partecipare. Dal sito di Remade in Barona, se la riparazione è semplice, può seguire le lezioni online. Come funziona il sistema ticket di Remade in Barona? Attilio può usare il suo ticket in diverse strutture, supermercato, teatro della zona, negozi, a seconda delle sue necessità. Ogni struttura acquisterà i ticket presso l'associazione Remade in Barona. Il ricavato sarà utilizzato da Remade in Barona per l'acquisto di attrezzi e frequentare corsi di aggiornamento. Perché il servizio è sostenibile? Sostenibilità socio-etica, miglioramento coesione sociale. Il servizio, offrendo servizi di riparazione locale, promuove l'integrazione sociale nella zona. Essendo adatto ai pensionati per la loro disponibilità di tempo, promuove la loro autostima e il senso di inclusione. Potenziamento e valorizzazione di risorse locali. Il servizio si sviluppa a livello locale, potenzia e valorizza le competenze degli abitanti della zona. Consumo responsabile e sostenibile. Le persone sono orientate per ragioni economiche a far durare più a lungo i loro prodotti e questo agevola un consumo sostenibile. Integrazione delle fasce deboli ed emarginate. Il servizio, offrendo riparazioni a basso costo, si rende accessibile anche a persone a basso reddito. Sostenibilità ambientale. Estensione della vita dei prodotti. Il servizio, promuovendo la diffusione delle pratiche di riparazione, porta ad una maggior durata dei prodotti e quindi ad una riduzione dei rifiuti e dell'impatto ambientale per la produzione e distribuzione di nuovi prodotti. Riduzione di trasporti e distribuzione. Il servizio locale minimizza i trasporti necessari per la riparazione dei prodotti. Sostenibilità economica. Posizionamento di mercato e competitività.
Il servizio di riparazione a basso costo permette ai clienti di risparmiare ed è competitivo sia per i tradizionali servizi di riparazione sia per la vendita di nuovi prodotti.